Ciao a tutti e bentornati su Pokémon Scarlatto, il disco indaco! Nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza dei Super 4 della Lega Mirtillo più Riben, che è il campione di quest'ultima, che è cambiato completamente rispetto al primo DLC, ha cambiato aspetto, ha cambiato anche atteggiamento. Oggi direi di andarne ad affrontare uno. Sono disposti in questo modo sulla mappa, fatemi sapere nei commenti quale avete affrontato per primo voi, se Pyros, Erin, Arios oppure Rupi. Io ragazzi voglio partire da Pyros, andiamo subito a leggere velocemente la sua descrizione, eccola qua. Cucina ottimi piatti piccanti con l'aiuto dei Pokémon di tipo fuoco, ha poca esperienza nella lotta ma compensa con il talento naturale e la tenacia, non è molto portato per lo studio, viene da Zondopoli, città di Unima. Quindi utilizzerà dei Pokémon di tipo fuoco. Sotto nella schermata potete vedere i Pokémon che utilizzerò per questa battaglia. L'unico che, diciamo, potrebbe soffrire un po' questi Pokémon è Rubik, perché è di tipo erba. Però ho deciso di lasciarlo in squadra perché non avevo altre alternative o alternative interessanti da proporvi. Vuoi partecipare alla prova dei Super 4? Assolutissimamente sì. I seguaci di Pyros, il Super 4 della Piazza della Savana, ti danno il benvenuto. Ti chiami Joe, giusto? Sei qui per scalare i ranghi della Lega Mirtillo, immagino. Assolutissimamente sì. Puoi partecipare alla prova del Super 4 in cambio di 50 PM. Ce li hai? Assolutissimamente, eccoli qui. Perfetto, li ho finiti, non ne ho più. Ricevuti, grazie mille. Pyros, c'è un ordine per te. Eccolo che arriva. Pronti! Ah, ma sei tu! Ci siamo visti in mensa, il famoso Joe, dico bene. Il mio entusiasmo sta cuocendo a fiamma alta. Però non stiamocene qua, dai, vieni con me. Cosa vuole farci fare? Aspettavo giusto qualcuno abbastanza coraggioso da sfidare le mie fiamme. Devi sapere il fatto tuo se ti lasciano affrontare subito noi Super 4. Non mi stupisce che Riben e Aris siano così interessati a te. A dire il vero, ora pure io ho una certa curiosità nei tuoi confronti. In ogni caso, questa prova non sarà mica una passeggiata, eh. Nella mia prova del Super 4 dovrai preparare un panino piccantissimo. Devi fare un panino così piccante da far piangere persino uno come me. Credi che sia facile? Invece no, perché non potrai usare gli ingredienti che hai già con te. Per ottenere gli ingredienti dovrai contrattare con i membri del club Lega qui intorno. Quando pensi di avere tutto quello che ti serve, torna da me. Voglio vedere preparare il panino con i miei occhi. La scelta degli ingredienti giusti è il segreto principale dietro la buona cucina, ricordatelo. Allora Joe, sei pronto per la prova del Super 4? Vai. Assolutissimamente sì. Ordine ricevuto, dammi 3 minuti e preparo tutto. Perfetto. Speravo di poterlo affrontare immediatamente, se devo essere sincero. Per prima cosa devi contrattare con i membri del Club Lega per ottenere gli ingredienti. L'obiettivo è preparare un panino piccantissimo, me l'hai già detto. Quando hai abbastanza ingredienti, chiamami. Possiamo iniziare. Io ho dell'insalata di patate. Se ne vuoi, devi lottare con me e vincere. Vai. Non pensavo di doverli affrontare. Vediamo che Pokémon schiererà. Io dico Pokémon. Un Pokémon di fuoco, dai. Camerupt e non ho visto il nome dell'altro Pokémon. Electross. Usiamo lanciafiamme su di lui. E invece idrobreccia su Camerupt. Benissimo. Intanto siamo anche saliti di livello, non male. Electross, mi ricordavo che fosse un Pokémon di tipo elettro. Accidenti, mi ha anche paralizzato Crocofire. E anche Tails, me li ha paralizzati entrambi. Speriamo di riuscire a mandarlo KO. Morso, dovrebbe bastare, quasi, quasi. Aia,
Tails ci saluta. Invece Crocofire è un po' più resistente. Benissimo. E Electros ci saluta. Guardate, modifico la posizione in squadra di Garchomp. L'insalata di patate mi parla. Grazie per questo ingrediente. Allora, abbiamo ricevuto dell'insalata di patate. Dammi quel piatto e ti do 3 ingredienti. Sì, 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 voglio i tuoi 3 ingredienti perché tanto l'insalata di patate non mi serve. Cipolla, citriolo, prosciutto crudo. Ok, meno male che non dobbiamo sconfiggerli tutti. Lui, ad esempio, dobbiamo sconfiggerlo. Mi prendo anche la maionese. Vediamo chi mandi in campo. Pyroar e Pyroar. Attacchiamo prima quello maschio e con... vediamo un po'. Tails, usiamo onda schianto sulla femmina. E la femmina ci saluta. Il maschio credo che reggerà l'attacco di Crocofire perché entrambi sono di tipo fuoco. Purtroppo ha diminuito l'attacco speciale di entrambi, ma non importa. Infatti non gli ho fatto quasi nulla. Usiamo palla ombra e onda schianto. Fatto. E abbiamo Jerry che è salito anche di livello, ottimo. Sono impazzita più della maionese. Grazie mille, Quindi ci prendiamo anche la maionese, oltre ai 3 ingredienti di prima. Grazie mille. Sì, però è brutto che rimettano in sesto la squadra dopo ogni incontro. Proviamo a parlare con lui. Ho 3 ingredienti, ma per averli dovrà rispondere a una domanda. Cosa si ottiene mischiando uova, olio e aceto? Maionese. Come ricompensa, cos'è che mi dai? Uovo bollito, olio d'oliva e aceto. Parliamo con lei e cerchiamo di ottenere la salsa piccante. Dovrei averlo un citriolo. Voglio la salsa piccante. Aceto e salsa piccante. Invece per il ketchup cosa ti serve? Ah no 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 no. Voglio la salsa piccante. Se devo scambiarla allora mi tengo questa. Parliamo con lui. Come vorrei delle uova bollite. Le ho, le ho. Facciamo lo scambio. Chorizo rosolato. Poi il jalapeno. Prosciutto crudo e olio d'oliva. Ce li ho. Benissimo. Credo manchi ancora lei e poi un altro personaggio. Ho della marmellata e della senape. Sì, assolutissimamente sì. No, però volevo la senape, non la marmellata, perché la marmellata è dolce. Sì, dammi la senape. Benissimo. E poi dobbiamo parlare con lui. Quindi dobbiamo sfidarti? No, ti batterò, anche perché non ho punti da scambiare. Vediamo un po' chi schiererà in campo. Intanto ci affrontiamo nell'erba alta, praticamente. Torkoal e Bellossom. Me li ricordo entrambi. Beh, lanciafiamme sicuramente su Bellossom e invece idrobreccia su Torkoal. Tails è velocissimo, è veramente velocissimo come Pokémon. E Bellossom ci saluta.
Se questa era una squadra fortissima. Occhio. Ah, ne ha altri di Pokémon. Pensavo avesse solo questi due. Palla ombra su Magmar e idrobreccia su Torkoal. Torkoal ci saluta. Adesso tocca a Magmar, che usa stordiraggio però su Crocofire. Speriamo che comunque l'attacco vada a segno. No, no. Bravissimo. Non credo di fargli chissà quanto male, eh. Adesso conviene che Crocofire attacchi Vileplume, mentre Tails Magmar. Così Magmar lo mandiamo KO e ce lo tiriamo via. Mi sono ricordato adesso che ho inondazione. È una mossa che se va a segno praticamente cambia il tipo dei Pokémon avversari. E in quel caso posso poi utilizzare tranquillamente Rubik. Mio Dio, mi ha ucciso Tails. Perché Crocofire non è riuscito a buttare giù... Non è riuscito a buttare giù... Vileplume, si è colpito da solo purtroppo. Usiamo lanciafiamme e usiamo tifone. Ah, ha evitato l'attacco, peccato. Vabbè, tanto c'è Crocofire. Mi sono ricordato adesso che Dragonite ha Surf. Quindi quasi quasi contro il Super 4 ci conviene schierare prima lui in campo, in modo da poter colpire più Pokémon contemporaneamente. Abbiamo vinto noi. Sei un allenatore degno dello jalapeño. Grazie mille. Già che ci siamo, lascia che rimetti in sesto la tua squadra. Perfetto. Ecco, in questo caso va bene, perché dovremmo aver raccolto tutti gli ingredienti. Hai finito di raccogliere gli ingredienti? Sì, ho tutto quello che ci serve, tranne il pane. Allora, utilizziamo questo, questo, questo e basta. Ah, beh, la salsa piccante, la senape. Maionese non so se metterla. Non mettiamola, va? Stecchino infuocato. Vediamo cosa mi dice. Mamma mia. Ah, devo aggiungerli manualmente? Sì, ma mettiamoli dentro al panino però, sti ingredienti. Non posso girarli, purtroppo. Vabbè, speriamo che vada bene, va. Non mi aspettavo di dover preparare io il panino. Mettiamone ancora un po'. Ti faccio bruciare il palato. Diciamo che possiamo migliorare nella preparazione dei panini, eh. Non ha un bel aspetto, però spero che vada bene lo stesso. No, comunque è bella questa cosa che abbiamo dovuto preparare noi il panino. È piccante. Panino speciale di Joe, 3 stelle addirittura. Wow. Anche la divinità della piccantezza direbbe sì. Bravo, hai usato gli ingredienti piccanti. Lo avrei preferito un po' più forte, ma è comunque buono. Quindi la prova del Super 4, cioè la preparazione di un panino piccantissimo, è superata. Posso affrontarti adesso? Dai che torniamo in piazza. Mi brucia ancora un po' la lingua, che bello.
contento lui. Ok, la prova l'abbiamo finita. Ora tocca la lotta. Hai preparato tutto il necessario per la nostra sfida? No, non ancora. Alla fine ho scelto di schierare Crocofire e Dragonite come primi Pokémon, perché sono sicuro che avrà preso certamente delle contromisure contro i Pokémon di tipo acqua. In fondo lui è un Super 4, non è un allenatore qualsiasi, eh. Bene, Joe. Tu hai una specie di conto in sospeso con Riben, giusto? E sembra che anche Aris stia tramando qualcosa. Questa faccenda è una gran rottura. Se uno ha qualcosa da dire, lo deve dire subito. E io non sono certo il tipo da star lì a rimuginare su tutti i dettagli. Se voglio lottare, lotto. Non trovi che sia più semplice così? Sono Pyros, il Super 4 di tipo fuoco del settore Savana. Ti costringerò a servirmi la vittoria su un piatto d'argento. Ma come lancia la Pokéball? Ma dai! L'ha scottata leggermente in padella. Talonflame e Rotom. Scelta interessante. Non mi aspettavo questi due Pokémon. Bene, diamo fuoco ai Fornell, volevo dire, alla lotta. Allora. Drago Pulsar, perché vorrei utilizzare Tuono, ma la metà delle volte, insomma, non va a segno come mossa. Quindi lasciamo perdere. Palla ombra sempre su Talonflame, perché voglio buttargliene giù subito uno. Occhio che usa fulmine. Accidenti. Buono anche Drago Pulsar. Speriamo in palla ombra. Yes! Talonflame è andato. Vai! Adesso c'è Rotom da sistemare. Camerupt, eh? Allora, Drago Pulsar su Rotom e palla ombra su Rotom. Poi torniamo da Camerupt, che sicuramente utilizzerà qualche mossa devastante contro Crocofire. Intanto Dragonite è stato scottato. Tostino sto Rotom, eh. Ah, peccato. Eccolo lì. Ma aspettavo che Camerupt utilizzasse una mossa del genere. Allora, mi serve un Pokémon veloce. Sicuramente un Pokémon veloce. Potrei provare Tails. Vediamo. Drago Pulsar su Rotom e Idrobreccia su Rotom. Al massimo se va KO. Maledizione. Maledizione! Non pensavo conoscesse Fulmine. Dicevo, se non c'è più Rotom, Idrobreccia va a colpire Camerupt. E invece siamo pari, abbiamo due Pokémon KO a testa. Occhio a forza antica. Accidenti, che male. Jerry, Garchomp. Beh, Jerry. Vediamo un attimo. Ah, McMortar. Maledizione. Quello lì era prevedibile, però. Proviamo a fare una roba. Surf e fossa. Vediamo un po'. Aia! Che male! Beh, abbiamo risolto il problema di surf, praticamente. Sì, vabbè, non ha avuto effetto su nessuno dei due, accidenti. Mi prende pure in giro Pyros. Fantastico. Bacca Passflow. Non ha effetto su Dragonite. Mi spiace. Dovrei curarlo un pochettino però, eh. Ma andiamo in campo Garchomp, va. Che così può usare Batti Terra.
che non ha effetto su Dragonite, così colpiamo solo i Pokémon avversari. Allora, provo a curarti con pozione max. E poi utilizziamo Battiterra. Meno male che gli strumenti vengono utilizzati all'inizio del turno. Onda calda non ha molto effetto. È molto veloce comunque Magmortar. Buonissimo. Credo utilizzerà Geoforza di nuovo. No, forza antica ma su Dragonite. Va bene, va bene, va bene. Così va bene. Allora, proviamo Drago Pulsar su Camerupt con Battiterra. Gli abbiamo abbassato la velocità, quindi possiamo attaccare per primi. Doppio KO! Bella! E credo che Dragonite possa attaccare il primo che apparirà di nuovo sul campo di battaglia, no? Penso di sì. Ah no, no, ok, ha attaccato ma non c'era nessuno, quindi è andato a vuoto quell'attacco. Executor e Blaziken. Bello questo Pokémon qua. Allora, vediamo un po'. Potrei anche curarti. Anzi, guardate un po'. Lo cambiamo. Mettiamo in campo Rubik. E attacco entrambi. Non so se teracristallizzarmi. Drago. Teracristallizziamoci. Batti terra. Così. Però colpisce. Colpisce Rubik. Accidenti. Non dovrebbe avere molto effetto però, perché è un Pokémon di tipo erba, quindi vediamo un po'. Teracristallizziamo Garchomp, perché credo proprio che dall'altra parte anche lui utilizzerà questa mossa. Una corona a forma di drago. Ora sulla fiamma per la teracristallizzazione Blaziken. Vediamo un po'. Tipo fuoco, no? Sì, tipo fuoco. Ha il candelabro in testa. Allora, non ha molto effetto su Rubik. È super efficace su Blaziken. Non è molto efficace su Executor. Però la velocità di Rubik è calata. Anche quella di Executor e Blaziken. Bravo Rubik, che è riuscito a resistere. Occhio a Psycho Shock. Conviene utilizzare il turno di Rubik per curare Dragonite. E usiamo di nuovo Battiterra. No, Blaziken è riuscito a resistere, non ci credo. L'avevamo quasi mandato KO. Se lo mandavamo KO era fatta. Questo è il mio piatto forte, la specialità di Pyros è servita, mangiane quanta ne vuoi. Rabbia bruciante su Rubik, va bene, va bene. Tanto l'ho utilizzato per curare Dragonite. Non vedo quasi più niente con quel cristallo gigante. Che male. Occhio che la velocità di Blaziken aumenta. Garchomp, tocca a te.
Ah no, Dragonite, scusate. È vero, Garchomp è già sul campo di battaglia. Allora, tifone su Executor. Batti terra su tutti. Maledizione, si è protetto. Maledizione. Lui si è protetto. Non ha effetto su Dragonite e mandiamo KO Blaziken. Perfetto. Benissimo, siamo 2 contro 1. È bella questa battaglia. Ah! Accidenti. È vero. Si è protetto contro entrambi gli attacchi. Maledizione. Riproviamo Tifone. E poi utilizziamo Sgranocchio, che è super efficace su Executor. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Guardalo come si cura con le bacche. Guardalo come si cura con le bacche. No, ha evitato l'attacco, non ci credo. Vabbè, Parassiseme avrà un po' effetto, ma non più di tanto. Resiste, eh? Sto Executor resiste. Riproviamo Tifone e riproviamo Sgranocchio. Dragonite, ti prego. Niente da fare. Accidenti. Mi ha mandato KO Garchomp. È tutto nelle tue mani, Dragonite. È tutto nelle tue mani, incredibile. Accidenti. Un'altra bacca cedro? Maledizione. Prova Drago Pulsar. No, si è protetto. Dai. Adesso l'attacco va a segno, eh. Riproviamo Drago Pulsar. Sì, adesso non è che devi proteggere all'infinito Executor, perché sennò il problema è che è più veloce lui. Ed essendo più veloce lui, mi frega. Dragonite soffre ancora per la scottatura. Sì, praticamente si sta curando, perché raccoglie le bacche. Oh, finalmente attacco io per primo. Non lo mando KO. Tostissimo. È un incontro tostissimo. Occhio a Psycho Shock. Allora, sinceramente un po' mi dispiace, però voglio assolutamente battere Pyros, quindi revitalizzante max su Crocofire e diamo il colpo di grazia a questo Executor, che è più resistente di quel che pensassi. Infatti mi ha mandato KO Dragonite. Sì, se non avesse fallito quei due attacchi tifone, magari. Ok. Uno contro uno, eh. Lancia fiamme. Ciao, te ne vai KO. Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Guarda come si nasconde. Avrei voluto vincere, ma mi hai servito una sconfitta amara. No, perché siamo riusciti a mandare KO Blaziken velocemente e poi purtroppo Dragonite ha fallito quei due attacchi tifone per dare il colpo di grazia a Executor e vabbè, ho utilizzato uno strumento per riportare in vita Crocofire, non importa. Grande, hai cotto questa lotta a fuoco altissimo, sei troppo bravo, Joe. Sai, le lotte e la cucina mi piacciono perché sono facili da capire. Quando lotti o vinci o perdi e il piatto che cucini può essere piccante oppure no. Semplicissimo, vero?
Però adesso nel Club Lega non si sta tanto bene. C'è qualcosa che non va. È tutto così complicato. Come possiamo fare perché torni a essere il club allegro di prima? Scusa, ho abbassato troppo la fiamma. Comunque sei davvero forte, Joe. Ti va di cucinare qualcosa? Mi è venuta voglia di esibirmi in uno dei miei piatti forti. Beh, ha anche un Pokémon che lo può aiutare. Voglio regalarti una delle mie ricette più preziose. MT-207 Rabbia Bruciante. Il Pokémon attacca con l'impeto di chi è pronto a tutto. Se la mossa usata al turno precedente non è andata a segno, la potenza raddoppia. Io non sono molto bravo a regolare la temperatura se non in cucina. Quindi pensaci tu a scaldare i cuori nella Lega Mirtillo, Joe. Oh, sta arrivando Aris. Yo, futuro campione! E così hai battuto il tuo primo Super 4. Un inizio promettente, bravo. Pyros non è certo una schiappa, sai. È solo un tipo molto semplice. Ma questo può anche essere un suo pregio. Mi ricordo quando mangiavamo la roba cucinata da lui dopo le attività del club. Ah, bei tempi. Ma sai, anche lui ha le sue preoccupazioni. Qualcosa mi dice che uno come te riuscirà a rimescolare un bel po' le carte in tavola. Nel Club Lega. Comunque ci si vede in giro. Ah, e buona fortuna con gli altri 3 Super 4, eh. Mi sta venendo voglia di andarlo ad affrontare nel prossimo episodio. E tenermi le ragazze per ultime. Va bene, ragazzi, abbiamo sconfitto il primo Super 4. Direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Pokémon Scarlatto, il disco indaco qua. Come sempre, spero che questo video naturalmente vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi episodi. E noi ci rivediamo in un prossimo video dedicato a questo videogame. Alla prossima!